Governo Draghi, atto finale. Persino Beppe Grillo si è scomodato ed è venuto a baciare le mani a Draghi per la grande opportunità che Draghi darà a questo paese. Chissà che opportunità darà. L'opportunità di risalire faticosamente oppure come curatore fallimentare del paese. Il governo Draghi darà la scossa all'Italia? O sarà semplicemente la fine di tutto? La base pentastellata non è assolutamente d'accordo, credo. Rousseau, credo, non verrà utilizzato. Sarebbe un bagno di sangue per il movimento. Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva, che è stata la promotrice di Draghi, visto che Renzi l'ha voluta a tutti i costi al posto di Conte. La Lega stessa, che ha fatto un po' retromarcia su Draghi. L'unica sembrerebbe Fratelli d'Italia, la Meloni, a non volerlo, però in assoluta minoranza. Anche se fa parte di tutto di un circo mediatico, qualcuno all'opposizione ci sarà, come 10 anni fa del resto. Il governo Monti non era voluto da tutti. Resta il fatto che Draghi è la figura che gli europeisti cercavano. Lontano da giochi di palazzo. È lui fondamentalmente il palazzo. Ex direttore della Banca Centrale Europea, gente che fino a 2 anni fa l'euro lo vedeva col fumo negli occhi, pentastellati e leghisti. I pentastellati si sono accodati pur di non perdere le poltrone e di andare a scadenza naturale. Questa legislatura del 2023 non ci saranno elezioni. Chi pensava ci fossero elezioni a giugno è un povero illuso. Assolutamente no, nessuno se lo può permettere. Alcuni dovrebbero tornare a fare ciò che facevano, cioè i disoccupati. E non è carino. Altri comunque vogliono vivacchiare le rendite di posizione. Molto semplicemente. Però sulla pelle degli italiani. Di tutti, sinistra, destra, elettori di centro-sinistra, di centro-destra, elettori del Movimento 5 Stelle, che non si riconoscono nei partiti, nei movimenti, anche se li hanno votati. Molto probabilmente. Draghi, mi auguro, sia il salvatore della patria. Se così non fosse, non ho idea. Su altre personalità forti. Draghi credo sia l'estrema ratio, accettato da tutti perché fondamentalmente è lui. Il suo curriculum parla. Ha salvato l'euro col quantitative easing e quindi anche se visto col fumo negli occhi da alcuni, per altri è visto come un male necessario. Tutto qui.